all'economia e alle strategie in Toscana per affrontare le conseguenze della guerra russo-ucraina, approvata all'unanimità una mozione presentata da Elisa Tozzi e Anna Paris. Coltano, il Consiglio regionale, approva 3 mozioni che dicono no alla base militare nel parco, sì a soluzioni negoziate. Proiettato al cinema La Compagnia, il mediometraggio che racconta il rapporto unico venutosi a creare tra gli studenti della scuola media di Navacchio e Gregory Summers, detenuto americano nel braccio della morte in Texas, oggi sepolto a Cascina. Dal 9 al 15 maggio torna a Borgo San Lorenzo il Mugello da Fiaba Festival, letteratura per l'infanzia, incontri con gli autori e tanti laboratori animati per la gioia di bambini e ragazzi. I riflessi della guerra sull'economia. Monitoraggio periodico dell'economia regionale, una task force dedicata, strategie per l'occupazione, l'efficientamento energetico, l'agricoltura e per il sostegno ai più colpiti. È questa in sintesi la ricetta proposta dal Consiglio regionale per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino per la Toscana. L'Aula ha infatti approvato, con voto favorevole all'unanimità, una mozione in materia presentata da Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e da Anna Paris del Partito Democratico. La mozione impegna la Giunta a fornire al Consiglio, in tempi rapidi e con cadenza periodica, un'informativa esaustiva e dettagliata, anche sulla base delle ricerche di IRPET, sull'attuale stato dell'economia toscana e sull'impatto che si presume il conflitto internazionale possa avere sul tessuto produttivo toscano. Ancora, l'atto impegna la Giunta a valutare l'istituzione di una task force per monitorare i contraccolpi del conflitto sulle imprese toscane e per elaborare scelte strategiche, a incentivare progetti mirati all'efficientamento energetico degli insediamenti produttivi industriali e agroalimentari, ad approvare quanto prima il piano attuativo regionale della nuova garanzia occupabilità lavoratori, a sostenere e promuovere le filiere agroalimentari toscane in un'ottica di aumento e diversificazione dell'offerta. Infine si chiede l'impegno a valutare una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 per istituire un fondo destinato al sostegno del reddito delle persone e dell'accesso al credito per gli operatori economici più esposti alla crisi conseguente al conflitto russo-ucraino. Sicuramente importante monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno, prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari, che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo. Pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle quote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica. Il rapporto IRPET parla chiaro, Regione Toscana ha un 25% di autosufficienza energetica, quindi anche sotto questo aspetto, sia a livello nazionale ma anche regionale, tanto si può fare. Penso alla geotermia, ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico, che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo, ma l'autosufficienza. Dall'altro lato la questione dei distretti industriali dell'energia, quindi la partita delle comunità energetiche che questa regione deve giocare ancora, magari con una proposta di legge ad hoc sulla quale stiamo anche lavorando. Per la mancanza di materie prime, il problema dell'export, quindi poi tutto, perché sappiamo quanto è importante per le nostre realtà produttive, dalla moda e non solo, l'esportazione, quindi problemi collegati all'export, e insomma tutta una serie di situazioni di cui se ne prende atto, sono nella narrativa, e quindi nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo, chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione. Abbiamo alcune perplessità riguardo alcune argomenti che appunto sono state argomentazioni che sono state sollevate riguardo l'impatto economico, che in realtà in questo momento viene ben misurato da IRPET. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni sicuramente, specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime, e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia, che ci servono di più, nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto, ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse, che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. La consigliera Tozzi parla di temi importantissimi, l'autosufficienza energetica,
la filiera, la tutela della filiera agroalimentare, le energie rinnovabili, l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana. Tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale. Perché tutto questo è attuabile, la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia, insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. Perché o nel PNRR si riesce a inserire anche, per esempio, il tema dell'autosufficienza energetica, oppure questo resta un libro di sogni. No alla base militare nel parco. La struttura militare di Coltano non si deve fare. Il Consiglio regionale chiede un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari. L'Aula ha approvato 3 mozioni, una del Partito Democratico ed una di Italia Viva, approvate a maggioranza, ed una presentata dal Movimento 5 Stelle, passata all'unanimità. La mozione del PD impegna la Giunta a intraprendere ogni azione utile, anche di concerto con l'ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, il comune di Pisa e gli altri enti locali interessati, al fine di avviare un confronto con il governo e con le autorità militari, teso a scongiurare un intervento fortemente impattante sotto il profilo ambientale in un luogo soggetto a tutela. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali. E quindi, con le mozioni che sono state approvate, crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. La mozione di Italia Viva impegna la Giunta a individuare un'altra localizzazione nel contesto regionale, recuperando strutture immobiliari o opifici dismessi da riconvertire o ristrutturare. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. La mozione del Movimento 5 Stelle, approvata all'unanimità, impegna il Presidente e la Giunta ad avviare subito ogni azione utile, nelle forme più opportune e celeri, di concerto con l'ente parco regionale e il Comune di Pisa, affinché si proceda ad un immediato confronto con il Governo e le autorità militari per la rinegoziazione della localizzazione dell'opera. Si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar.
Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'Arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato, ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente, e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Pena di morte, la storia di Greg. La pena di morte, vista attraverso il rapporto straordinario tra un gruppo di studenti toscani e il condannato Gregory Summers, lontano migliaia di chilometri nel braccio della morte di un penitenziario texano, è questo il tema protagonista del mediometraggio Greg di Giuseppe Ferlito, proiettato lunedì 2 maggio al cinema La Compagnia di Firenze. È l'ultima grande storia di pena di morte negli Stati Uniti che ha suscitato emozione in Italia. Dopodiché se ne è parlato sempre di meno, ed è un grande peccato. Racconta di un rapporto umano che c'è tra un gruppo di persone che vive lontano dal braccio della morte e che nonostante questo si appassiona alla vicenda umana e giudiziaria di una persona che, ricordiamolo, è stata messa a morte in Texas nel 2006 senza che fossero mai emerse prove definitive sulla sua colpevolezza. E quindi torna oggi in questa occasione di attualità la pena di morte, ci sono tanti motivi per parlarne e Amnesty International è sempre molto contenta quando ci sono delle occasioni in cui soprattutto le scuole si attivano per i diritti e si attivano su un tema così complesso come quello della pena capitale. Il mediometraggio, prodotto dall'Associazione Culturale Immagina, ripercorre le ultime fasi della vita di Gregory Summers, cittadino americano condannato a morte su prove indiziarie con l'accusa di aver commissionato l'omicidio dei propri genitori adottivi. Negli anni trascorsi nel braccio della morte, Greg intraprese una fitta corrispondenza epistolare con gli studenti di una scuola media di Navacchio e nel 2006, anno in cui è stato giustiziato, ha deciso di essere sepolto nel cimitero comunale di Cascina, in quella Toscana che per prima ha abolito la pena di morte il 30 novembre 1786. Credo che oggi, nel tempo in cui ancora ci sono il 50% degli stati al mondo che utilizzano la pena di morte per risolvere una questione giudiziaria, a noi il compito di urlare forte che questo non è più possibile, che bisogna stare dalla parte giusta della storia, quella dei diritti, e che non si può risolvere una questione per via giudiziaria usando il crimine dell'uccisione. Ecco, a noi questo compito di farlo insieme alle scuole, passarci un testimone, il testimone di urlare forte tutto questo e farlo insieme, noi istituzioni e le ragazze e i ragazzi più giovani. A raccontare il suo lavoro era presente il regista del mediometraggio, Giuseppe Ferlito. In questo periodo storico in cui si respira, come dire, un'aria pesante di morte, di disprezzo della vita, e credo che questo film contenga dei messaggi molto forti, un messaggio di speranza che è, diciamo, legato a questa, all'azione di questi ragazzi giovani che fanno di tutto per salvare una vita umana. Noi non siamo entrati dentro il meccanismo processuale di Greg, però diciamo che nessuno tocchi Caino, praticamente l'uomo a perdere l'occasione di mostrare la propria grandezza, perché lo Stato non può abbassarsi così tanto e chiedere la vendetta, perché si tratta di questo, perché l'odio produce odio e questa è la cultura di morte, e quindi questo film contiene dei messaggi molto molto positivi. Il Festival da Fiaba. Letteratura, teatro, musica ed arti varie per bambini e ragazzi. Torna a Borgo San Lorenzo il Mugello da Fiaba Festival con l'ottava edizione a Villa Pecori Giraldi.
Al grido di "Mostro non ti conosco", motto di questa edizione del festival, dal 9 al 15 maggio sono attesi oltre 2000 bambini e bambine da tutta la provincia per partecipare ai tanti laboratori e iniziative previsti dal programma. Letture animate, incontri con l'autore Silvia Serreli, Alessandra Sala, avremo Simone Frasca, avremo Teresa Porcella e anche altri autori, magari locali, ma non per questo meno importanti. Quindi il libro al centro dell'attenzione, più tutta una serie di letture di libri in lingua, una bibliotenda che ospiterà libri con, scritti in lingua, in tutte le lingue del mondo praticamente, con lettori madrelingua che leggeranno. Avremo degli appuntamenti con il progetto Leggere Forte, la lettura a voce alta. E poi avremo tutta una serie di appuntamenti musicali con i concerti di fine anno dei vari saggi delle scuole di musica. E il sabato sera uno spettacolo bellissimo di Burattini, un Cappuccetto Rosso molto alternativo che è in prima nazionale per Mugello da Fiaba. E poi la domenica un momento proprio per famiglie, il picnic di Mugello da Fiaba, fino al gran finale della domenica pomeriggio che vedrà un vero e proprio raduno di mostri un po' particolari, un po' previsti un po' da tutta la provincia. La manifestazione, che avrà tra gli ospiti autori molto amati dal pubblico, renderà anche omaggio al grande maestro Mario Lodi, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, con il laboratorio Fiabe in Scatola. Il programma completo, con tutti gli appuntamenti per vivere il festival, si può consultare sul sito www.mugellodafiaba.it, sui canali social dell'evento, oppure inquadrando l'apposito QR code che si trova sui materiali di promozione. Questo è un festival che fa parte del Patto per la Lettura della Toscana, è un festival importante che negli anni è cresciuto e ha avuto molto risalto, all'appoggio anche delle iniziative legate al mondo della Mucchi, quindi legate diciamo alle fattorie del nostro territorio. È un'iniziativa che finalmente torna, lo dico con gioia, finalmente torna davvero nella sua dimensione originaria. Dopo 2 anni di stop avremo circa 2000 bambini che vengono dalle scuole a partecipare ai nostri laboratori e finalmente possiamo riaprire la villa, possiamo riaprire il parco con, diciamo, con quello che era il programma originario che 2 anni fa ha fatto tanto crescere il nostro festival.